Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Primissimo video dell'anno e ho deciso di iniziare con uno nuovo svuota la spesa che era da tantissimo che non registravo, veramente tanto tanto tanto. Quindi questa mattina abbiamo diviso la spesa in due. Siamo andati prima da Lidl e poi al Conad. E siamo andati da Lidl perché questa doveva essere la settimana o il mese, adesso non ho ben capito, è tutto dedicato ai prodotti veg, quindi Lidl ha deciso di aumentare i prodotti di tipo vegano e avevo visto un video del il vegano imbruttito e c'erano alcune cose che ci avevano incuriosito, solo che purtroppo non le abbiamo trovate tutte. Però qualcosina sì. Quindi niente, cominciamo subito prima con la spesa fatta alla Lidl. Allora, è una spesa un po' mista, quindi troverete un po' di tutto questa volta, nel senso che abbiamo comprato anche dei prodotti, proprio anche di pulizia della casa, quindi un po' in generale è una cosa un po' mista. Perché tendenzialmente io quelli vado a prenderli all'antichità, però oggi abbiamo buttato dentro tutto proprio. Allora, visto che ce l'avevo già in mano, abbiamo preso questo sapone liquido per mani del marchio Sien Nature. Questo è con argan e calendula bio. Marchio Ital Pizza. Abbiamo preso questa rettangolare, che è la solita che prendiamo. La mia rotonda non c'era. Reparto panetteria. Vi faccio subito vedere. Un filone di semola rimacinata, che è abbastanza grande, una pagnottina, questa con pane di tipo zero e fiocchi di patate, questa è rotonda, e poi delle pizzette che non si vedono, sono quelle rotonde un po' grandi, quindi sono due. Ah, il reparto panetteria da Lidl è fantastico, noi lo adoriamo. Due confezioni di parmigiano reggiano, quindi formaggio grattugiato. Delle tagliatelle paglia e fieno, stavo per dire panna e fieno, pasta all'uovo marchio Convino, brie, un panetto di margarina vegetale, questo è marchio Vitador, e adesso arriviamo ad alcuni prodottini vegan, tutti da provare. Prima abbiamo preso queste cotolette vegetali del marchio Unconventional, che sono due, queste sono molto curiosa di provarle. Questo marchio a noi piace tantissimo. Noi di solito prendiamo i burger, poi abbiamo provato tipo le crocchette. Abbiamo provato anche a prendere le finte salsicce, anche quelle buonissime. Cioè questo marchio qui ci piace veramente molto. Poi ho preso del marchio Vemondo il tofu affumicato, che da quello che ho capito è difficilissimo da trovare, quindi ho detto lo prendo. Qua adesso è tutto marchio Vemondo. Questo è un pesto vegano alla calabrese, quindi contiene peperoni rossi, olio di semi di girasole, acqua, tofu, concentrato, doppio concentrato di pomodoro, amido di mais, zucchero, sale, olio di oliva, cipolla in polvere, peperoncino. E poi invece questo è il pesto rosso vegano. Io pesti rossi li provo tutti praticamente. Tutti! Questo contiene doppio concentrato di pomodoro, olio di semi di girasole, polpa di pomodoro, anacardi, basilico, sale, pinoli, prezzemolo, correttore di acidità, aglio, amido di mais, peperoncino, anche qui. Quindi questi sono curiosa di provarli. E poi questi medaglioni ai funghi. Questi sono 250 grammi. Seconda borsa, e poi con la Lidl abbiamo finito. Ho preso questo succo del marchio Sole Vita senza zuccheri aggiunti all'arancia. Questo contiene 65% succo di tre frutti da concentrato, arancia, uva, limone, acqua, fibra di agrumi e poi antiossidanti e aromi naturali. Poi qui abbiamo formaggio fette, tris di formaggi a fette. Abbiamo marchio Baresa, peperoni grigliati. Olio extravergine di oliva, marchio Italiamo, questo è Terra di Bari, Castel del Monte. E ultime cose, l'isopor, poi questa crema per le mani che mi incuriosiva, sempre da marchio Sien, questo è la camomilla. Comunque di solito con questo marchio mi trovo molto bene, quindi ho detto ok. Infatti poi ho preso poi due
questi barattolini del solvente per unghie, questi sono senza acetone, ne ho presi due perché ho visto che c'era tipo limited edition, non so se poi li faranno ancora, quindi ho detto ok, li prendo. E sempre per togliermi lo smalto, questi dischetti. Ok, quindi con spesa Lidl abbiamo finito, adesso passiamo al Conad. Ok! Allora, adesso iniziamo con la spesa fatta al Conad. Allora, ve le faccio vedere subito come al solito. Perché è cambiato l'anno, ma non si cambia la carta igienica. Questa volta due confezioni, Foxy Seta, perché così siamo a posto. Una al contrario, bin, ok? E due confezioni, così per un po' siamo a posto, non ci pensiamo più. E no, non c'era la confezione grande. Anche qui, come prima, c'è un po' di misto. Qui è caduta un'altra pizzetta. Questa è gusti assorbiti, comunque penso siano peperoni, funghi e olive. Le altre invece erano semplici. Gel di lavastoviglie del marchio Verso Natura Conad, gusto lime, del bicarbonato di sodio, le guarnizioni per la moka, due confezioni di yogurt di soia del marchio Valsoia, questo è semplice bianco, che io utilizzo per la colazione del sabato e della domenica, una mozzarella fresca, perché voglio fare la pizzotta in casa, quindi mozzarella, Lindor al 70% di cacao, quindi cioccolatini, due confezioni di sacchi per l'immondizia, assorbenti, frutta e la verdura io di solito la vado a comprare dalle aziende agricole, ma questa settimana allora qualcosa avevo ancora in frigo, qualcosa ce l'ho in freezer, non avevo tanta voglia anche perché un negozio, cioè un'azienda dove volevo tornare era chiusa per il periodo così festivo, quindi ho preso proprio poche cose, così poi magari con la prossima spesa torno da loro. Ho preso questi kiwi del marchio Zespri, che effettivamente kiwi adesso sono di stagione, quindi ok, perfetti, origine Italia. I Deliciously Dark del marchio Alpro, sezione di banane, patate, delle carote, che io di solito ne prendo così tante perché poi io le taglio già a cubetti e poi le surgelo, così se devo fare dei soffritti o qualcosa ce le ho già pronte. Questo che è il cavolo cappuccio rosso, voglio provare a mangiarlo, l'ho mangiato già un paio di volte se non sbaglio, cioè una volta di sicuro dentro in un panino che era la fine del mondo e via. È ora di provarlo, di sperimentarlo anche qui a casa. Anche al Conad non c'era la mia pizza rotonda di tal pizza, quindi ho preso due di queste, che appunto sono margherita spiziosa, cioè praticamente il pomodorino semisecco e il grana padano dop. Vediamo, vi farò sapere. Un altro yogurt di soia, sempre bianco, questo però del marchio Soya Sun, confezione un po' più grande. Questi sono 250 grammi. Per la colazione di tutte le mattine invece avevo finito la marmellata. Anche qui avrei voluto comprarla appunto in una di queste aziende agricole dove voglio andare, ma appunto era chiusa, quindi vabbè. Intanto ho preso questa di Alce Nero. Questo è ai frutti di bosco. Glade, il profumatore di ambiente. Questo è Relaxed Zen. Questi pomodori secchi alla contadina, che io ho scoperto recentemente che c'erano anche i pomodori secchi così, quindi non sott'olio, e me ne sono innamorata, e infatti la confezione che avevo preso l'ho praticamente finita, quindi dovevo fare la scorta. Ultima borsa, ultima, funghi champignon fette da freezer, che metto via, dell'aglio, perché l'ho terminato, pasta, marchio Conad, abbiamo i sedanini rigati e le penne lisce, e poi abbiamo il riso gallo per risotti, che classici. Antitarme del marchio Nuncas, Golia frutta C, due confezioni di bevanda vegetale, allora marchio Alpro, tutti e due senza zuccheri, questo qua all'avena e questo è alla soia. E poi per ultimo Uh,
corretta della Lindt extra fondente, 72% di cacao. Ok, allora, quindi con questo è tutto, abbiamo terminato il nostro primo svuota la spesa di quest'anno, che tornerò a registrare più spesso perché effettivamente uno comunque mi piace registrarlo, proprio a me in primis, poi comunque è un video che tendenzialmente so che piace, quindi così siamo contenti tutti e due e siamo a posto. Niente, come al solito fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete trovato qualcosa di interessante. E noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!